Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Stellar Blade. Proseguiamo a fare quello che stavamo facendo, cioè le missioni, come di consueto, insomma, come al solito. Fare prima le missioni secondarie e le attività, se possibile, e poi continuare con la missione principale. Ne stavamo depennando un po', continuiamo a farlo. Dunque, io avevo attivato questa, che era di andare nella landa. Sì, perché ne abbiamo un po' legate ai DOS 7. Va bene, l'area proibita. Ok, forse sono solo un paio da vedere, non so. Vabbè, comunque. Qua ci abbiamo. Perché questo forse volendo può essere usato come mezzo di trasporto, che okay, ma no, uso il viaggio rapido, così evitiamo qualsiasi interazione con la missione principale. Ma io ho visto che qua c'è una nuova missione. Dov'è? Aspetta, dice che è qui. Io cos'è? 26 metri. Qui? No. Ah, qua su? Qua su, ma non possiamo andare. Qui. Che ma? Tesoro, mio tesoro. Sei qui per il tesoro. Vattene, non te lo do. Devo proteggerlo. Sei Gollum. Cos'è questo tesoro di cui parli? Non te lo ruberò. Dimmi solo cos'è. Tesoro, mio tesoro. Nostro tesoro, tesoro della sfera madre. Queste sono... Ti sei tenuta queste schede di memoria per te credendo che fossero un tesoro? Mio tesoro. Ho abbandonato un tesoro. Dovevo proteggerlo, ma sono scappata. Tesoro. È colpa dei Naitiba. Naitiba. Da dove sei scappata? Ci sono altre schede di memoria? Vuoi aiutarmi? Il tesoro. Portami il tesoro. Dal vasto deserto, le rovine nella tempesta di sabbia. Ho perso il nostro tesoro. Ok, va bene. Ti aiuterò. Non preoccuparti. Mi sembra un po' svalvolata, però va bene. Cioè, tutta esperienza. Però parlava di vasto deserto, quindi mi sa che è infatti... Recati al punto indicato da June, si chiama questa, nel vasto deserto. Zona che non abbiamo ancora visto. Quindi vabbè, dammi un telefono. Qua c'era un telefono. Torniamo nella landa. Poi tornerei a Eidos 7. Non c'è altro qui, no. Allora andiamo qua, landa. Ok, qui altro telefono. Dovevamo andare a qui. Allora, questa qui. Aspetta, rileggiamo la descrizione, se no. Ari è andato alla villa nella landa. Segui le sue tracce. Non mi ricordo chi sia Ari, ma va bene. Ma va bene. Qui c'è qualcosa. No. Allora, viaggio veloce. Qui non mi sembra ci sia nulla di nuovo. Qui c'è questa, quella lì, ok, legata alle preghiere, va bene. Quelle che sono, sì. È l'area proibita lì, ok. Allora io andrei magari qui. No, qui non si può andare, no. No. Allora andiamo qui. Ok. Dov'è? Aspetta. No, vedi, sto sbagliando strada. Di là. Beh, questi. Ah, c'è una barriera invisibile.
Ma se possiamo evitiamoli, ormai li ho già battuti anche più di una volta. Sti qua. Via, via. Ma è questa la villa? È questo. Già, un edificio in rovina, opera di Drew. Però, a me piace. Non dovrebbe esserci nessuno. Andiamo. Ok, eliminiamo un attimo. Ok. Allora, il posto è questo, dobbiamo andare lassù. Ma io ce l'ho arrivato anche senza doppio salto, però. Se c'è qualcuno che mi ha inseguito. Qualcuno che mi dà fastidio. Qua. Ok. Come pensavo, né la ragazza scomparsa né la rifurtiva. Lei dov'è? Forza, indaghiamo. Facciamo qualche domanda anche al drone di manutenzione. Da qua c'è un documento. Diario di Arin. Papà è diventato... No, era Arin, forse. Vabbè, quello che è. Papà è diventato strano dopo aver preso quest'affare. Sta litigando con gli altri predoni che vogliono prendere cose inutili. Solo perché somigliano a quel coso. Tutte le sentinelle lo odiano. Non sopporto questa scena. Quest'affare deve essere maledetto. Vorrei portarlo via e farlo a pezzi, ma papà ci tiene troppo. Non posso fargli questo. Per la prima volta in vita mia vorrei non provare pietà. Porterò quest'affare alla discarica dei container, là dove nessuno possa ritrovarlo. Di sicuro papà lascerà perdere col tempo e la smetterà di esserne ossessionato. Voglio solo che tutto torni come prima. Quest'affare. Vabbè, sappiamo dov'è, adesso provo a parlare con... Salve, posso io aiutarti? È passato qualcuno poco fa, giusto? Con una statua, sai dove sia ora? Ragazzina, era qui. Voleva seppellire Buddha in piedi bronzo dorato. Vicino c'è discarica container. Discarica dei container, capito? Quella ragazza causa solo guai. Almeno ho una vaga idea di dove sia. E poi che ci fai in un posto del genere? Troviamola e in fretta. Non mi pare di averla mai incontrata questa Rin, però. Qua ci abbiamo sempre la faccia di quell'altro robot. Ok. Dov'è? Dov'è la discarica? Qua. No, questa è l'area proibita. No, dov'è la discarica? Non dimmi che non è segnata. Secondo voi io non mi ricordo dove è la discarica. Ah, qui forse. Dove c'erano i... Forse lì, dai. Dove c'erano i pezzi del parrucchiere. Sì, gli attrezzi del parrucchiere. Oh, aspetta. Era di qui il... Sì. Ok. Allora, vediamo. Sarà questo il posto? Non so però. Ah, che illuminata. Forse sì, illuminata la scala magari. E qua c'erano già stati. Anche se magari la scala è illuminata per un altro motivo, è sempre stata illuminata, non lo so. Comunque, qui non vedo nulla, non viene evidenziato niente. Fammi uscire, va. Ok. Col fatto che prende la scala anche dal verso sbagliato è comodo.
Ok, in effetti qui qualche rottame c'è, però potrei aver sbagliato zona, magari. Oggetto. Ah no, sti cose, ok. Aspetta, facciamo così. Banca dati, documenti. Ecco, diario, rileggiamo. Discarica dei container. Questo si chiama solo discarica, quindi se magari... Fa vedere, perché io sinceramente... Grande Goa dell'Est... Piani dei rottami centrale. Anche qua c'è una discarica. E vedi, ingresso della discarica. Magari qui. In effetti. Terra brulla. Proviamo qui, magari. Oh, in effetti lì c'è un, tante c'è un, questa qua è proprio discarica. Discarica. Sono tanti di quei rottami qua. Robot. No. Non so se... Non so, lei non dice nulla, quindi che sia anche... Ah, là... Aspetta, va, già che sono qua, aspetta. Non ero andato là in alto? Ah sì, perché non mi prendeva la scala, è vero, per qualche strano motivo. Aspetta, adesso che mi ricordo. Adesso che ci abbiamo il doppio salto. Ok. Perfetto. Lì bisognava risolvere, ok, il quiz di quello che è. Sì, ok, vabbè, si è resettata la zona, va bene, ma qua avevamo già fatto. Vabbè, è stato utile tornare qui per quella cassa che avevamo aperto, però... Digger, a cosa pensi? Conducevo un esperimento mentale su Zion e sui suoi abitanti. Mi chiedo, che cosa pensano di se stessi? A cosa rivolgono i loro pensieri ora che sono stati disconnessi dalla rete? Se rivolgessi loro queste domande, potrei trovare le loro risposte illuminanti. Beh, cercano soltanto di tirare avanti, credo. Esattamente come facciamo tutti. Se sei così curioso, perché non glielo chiedi? Niente te lo impedisce. Non è così semplice. Sono molte le variabili in gioco. In ogni caso, il tuo incoraggiamento è prezioso. Ipotesi fantavigliosa. Eve, devo ringraziarti molto per l'aiuto. Ne sei sicuro, Digger? L'ho controllato a fondo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, te lo garantisco. Ah, sì, lui c'è il negozio. Oh, siamo quasi a livello 3 con lui. Cosa posso comprargli? Già che sono qui, nulla forse. Modulo potenziamento drone... modulo potenziamento freschette, più importante, dai. Omniperno. Anche omniperno per aumentare, cos'è, le prese, forse. Forse. Però, no, risparmiamo, dai. Risparmiamo... Ne serve quanto? 700.
micro drive, va bene. A presto, Eve. Vabbè, sei soddisfatta? Sì, va bene. Sì, o qualcosa del genere. Tornare qui comunque è stato utile, però questo è il fatto che a sto punto, se neanche qui, non so. Scarica dei rottami. Vabbè, la mappa, ok, non è enorme, però sai, non è che posso ricordarmi. Comunque la missione era qua, quindi che sia in zona, boh, non so. Ah, proviamo intanto a vedere qua, che forse qui c'era una lattina da prendere, adesso che mi ricordo. Meglio farlo tanto che mi ricordo, perché sennò c'era un cartellone, se non sbaglio, o se non era qui. Forse non era qui. No, vedi, qua non c'è nessun cartellone. No. Pasqua, la missione è lì. Ah, ma che sia lì vicino, guarda, lì c'è una discarica di rottami. Non so, vediamo. Sono andato a cercare chissà dove, poi magari era qui. Non so. Cioè, in effetti comunque tutto è un po' una discarica, voglio dire. Subito. Oh, qui sto scansionando, ma a parte i nemici non mi vede altro. Se no potrei metterla un attimo da parte. Intanto guardiamo in giro. O non lo so, mi viene l'ispirazione. Che qui. Scusi robot, ma un po' più preciso, no? O dice altro questo? No, questo dice bip bip, basta. Va bene. E allora magari facciamo un attimo questa qui. Perché qua comunque indaga e basta. Vedi, è andata la discarica dei container per sotterrare il Buddha in piedi di bronzo dorato. Trovala. Grazie. A parte che qua è tutta una discarica, ma io sinceramente dovrei giocarlo 20 ore di fila per ricordarmi esattamente ogni cosa, dov'è, che cavolo. Cioè, ingresso sommità, grande gola, boh, veramente non mi ricordo. Qua c'è una discarica, ma non abbiamo visto niente, non mi sembra almeno. Facciamo un attimo questa qui, dai, dell'area segreta. La proibita. Aiuto! Ma che? Qualcuno mi aiuti! Ma dov'è? I mostri vogliono uccidermi! Ma dov'è? Tieni duro! Ma dov'è? Sto arrivando! Ah, là in alto. Sì. Come arrivo lì in alto? Mappa. Quindi è... Ah, ecco. Ah, è dalla discarica, sì. Sì. O corro veloce. Beh, posso anche fare così. Forse. Forse no. Vabbè, di là. Un attimo, devo fare il giro qui. Comunque vedi che alla fine non è da una parte né dall'altra. Era lì in alto, ma boh, quella zona lì, non so. Ok. Sa che di qua è giusto. Forse
Sì, anche qua c'è un po' di discarica, però è tutta una discarica. Cioè. Inizia questo attacco, li ammazza, mo. Shot. Arrivo. E qui? Dov'è? Ma... ah, è lì, lì, lì. Qualcun altro? Sembra di no. Angelo, perché sei qui? Potrei chiederti lo stesso. Sei venuta fin qua per nascondere la statua del Buddha? Come fai a saperlo? È una storia lunga. Comunque, non dovresti liberartene. Perché non ne parli con lui? Se lo dici tu, lo farò. Ma scusa, lei... no, non torniamo al cliente. Lei è arrivata fin qui... evitando in qualche maniera, non si sa bene come, tutti in Aitiba, e poi adesso ne vede due, tra l'altro i più deboli, e aiuto. Scusa. Vabbè, è tornata a casa. Sì, mi ricordo, quello era quello del negozio. Ok, vabbè, adesso prima di tornare andiamo all'area segreta, che deve essere lì se non erro. No, oddio, stavo andando dritto. Aspetta, cosa sto facendo? Madonna, è perché lei quando parte è un po', non dico incontrollabile, ma... ok, posto. Ecco. Area proibita. Sì, di qua. Sì, ha senso. Ha senso. Proibito. È stato Orca la vietare ogni accesso. No, Eve. Guarda tu stessa. No. C'è qualcosa che si muove laggiù. Che ne pensi? Ti sembra un burrone senza fondo? Ma... io non vedo niente che si muova, però. E non c'era nessuno. No, lascia. E non c'era nessuno quando siamo scesi la prima volta. Perché non abbiamo sbloccato la missione. Non avevamo sbloccato la missione. Adesso magari sì che c'è qualcuno. Li avevamo già visto, sì. Avevo già aperto, sì. Ci blocchiamo. E prendi scala. Ok. Vedi, non c'è nessuno neanche adesso. Ma tanto sbucherà un boss, sicuro. Sicuro. Ecco, vabbè. Non ha preso la corda. Ma non ho neanche riposato, tra l'altro. Guarda, questo cadavere sembra recente. Quindi deve essere il socio. Qui deve esserci stato qualcosa. Ah, quello lì. Guarda. È quello dell'inizio questo. Brutto. Ouch. Vabbè, che se muoio. Devo saltare. Ah, l'ho fermato. No.
Però siamo ancora vivi, dai. Sarò tarda. Ma lo sto facendo. Via, via, via. Dammi questo. Ma mi ha preso. Ehi. Ferma un altro, no? Oh, lo spacca scudi fa malissimo. Mi ha fatto malissimo anche lui. Vabbè, no, ma è fattibilissimo. No, no, rianima normalmente la pompa. No, no, con lo spacca scudi gli facciamo parecchio male. Allora, adesso ho tutte le cure. Benissimo. Carichiamoci un po' di energia. Qui deve esserci stato qualcuno. Okay. Allora. Ah, pensavo che... Ah, in teoria si può prevedere. Infatti. Però con la schivata preferirei, ma fa niente. Ma no, ancora. Non sono stato abbastanza veloce. Già lì indietro. A due no, però. Niente, ho già finito le cure. Vabbè, niente, sempre per terra. Ma va bene così. E se non va bene, va bene. Oh, stavolta ho schivato te. Ma no, non l'ho fermato. Mamma mia. Così scrivo meglio, almeno un po'. Ah, mi ha preso al volo. Via, 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 via. Ah, scoppia tutto. Dai, avvicinati. È per forza questo. No, ma ho premuto. Ma no. Ma dai, ancora. No. Curati. Oh, non ci credo. Sempre all'ultimo,
Alleluia, alla fine ce l'ho fatta, a fargli quella schivata speciale, eh. Anzi, respinta si chiama. Oh. Dim, non rilevo altri segnali nemici. Torniamo indietro. Beh, dopo aver reso i dovuti omaggi, ovvio. Nucleo armi danneggiato. Aspetta che qua c'è... c'è roba. Testamento di Tommy. A chiunque avrà accesso a questi dati è un favore rapido da chiedere. Mi chiamo Tommy e gestisco la società commerciale CET Axion. Cederò tutti i miei diritti aziendali al mio collega Cyrus. Vi prego, ditegli che gli faccio i miei più sinceri auguri. C'è una cassaforte personale al negozio della CET nel mercato dei rottami. Il codice per aprirla è... vabbè, 000... Il contenuto della cassaforte è la ricompensa per chiunque consegnerà queste mie ultime parole. Che i tuoi ricordi vivano. Ok, qui c'è roba. E una piccola cassa. Design sportivo giallo. Una nanotuta, va bene. Immaginavo che qua ci sarebbe stata uno scontro, che era un'arena questa. Era abbastanza chiaro. Ok, prendila sta scala però. Delle volte no, non vuole. Oh. Ok, quindi aspetta, qua nella landa... Ah, c'ho un equipaggiamento, fa vedere. Equipaggiamento per il combattimento perfetto. Ah, potenza d'attacco quando i PS sono elevati. Non è il nostro caso. Basta. Missioni, allora, parla con Lyle, ok. Poi parla con Cyrus, ok. Vasto deserto, Eidos 7, questo è nel vasto deserto, qui nel Matrix, questo è qua, ma bisogna raccogliere, ok, Eidos 7, ah ok, abbiamo finito tutte le missioni, diciamo, della zona, tranne una, ma vabbè. Dai che ce la fai se non ti incastri, ok. Allora, torniamo a Xion e a sto punto, sì, proseguiamo un pochettino, non so, con la trama o non lo so. Usiamo il trasporto per tornare a Eidos 7, se possibile. Ok. Sì. E qui. Ah, di qua. No, non correre, sennò casino poi. Ok. Cassa. Allora, viaggio rapido. Torniamo a Xion. Completiamo le due missioni. Allora, una è lì al negozio. Ok, l'altra lì, va bene.
tornata a casa. Arin, che ti è passato per la testa? Non volevi, certo. Calma, non è come pensi. Prima dovresti ascoltare cosa ha da dire. Arin? Papà, questa cosa è maledetta, credimi. Lo fissi tutto il giorno brontolando e litighi con la gente. Invece che proteggerci, ci sta solo separando. Eravamo tanto felici senza... Oh, figlia mia. Così ho cercato di nasconderlo per sempre. Ma alla fine l'ho riportato. Hai ragione, amore mio. Dovevo sapere che non avresti rubato qualcosa senza motivo. Mi vergogno di me. Ti chiedo scusa, Arin. Papà. Angelo, lo prenderesti tu? Puoi tenerlo per te o gettarlo dove vuoi. Ma se porta male, scusa. Lo prendo. Porta male? Grazie. Cioè. Grazie, Angelo. Figurati. Voglio che tu e tuo padre siate felici, chiaro? Chiaro. Vabbè, grazie, cioè... Chiaramente no. Buddha in piedi in bronzo dorato. Ma sta torcia la vogliamo spegnere? Non è che magari... Ma mi sta venendo il dubbio che potrebbe... Cioè, o una cosa automatica, ma non credo, cioè... No, ah no, vedi, qua non c'è. Allora è automatico. L'accende lui a sua discrezione, ma qui non c'è bisogno, fa vedere. Ah, vedi, qui... vedi, qui l'accende e qui... Qui no. No, nel negozio per lui è buio. Ok. Va bene. Ok. Opla. Con chi che devo parlare? No, con lei no. Ah no, ma non era qui. Ok. Di qua. Era di qui? Sì. Ma nel bar, quindi. Era lui. Angelo, cos'è successo? Che ne è stato di Tommy? Mi dispiace. Tommy? Credo ti abbia lasciato questo. Questo è... Che stupido. Che senso ha avere tutta questa roba? Se vai a farti ammazzare. Gli affari vanno a gonfie vele. Parole al vento. Sarà tutto inutile se muori. Tommy, che stupido. Ehi, stai bene? Sì. Sì, me la caverò. Devo tornare al negozio, per non sprecare ciò che ha lasciato il mio amico. Non avrei mai pensato di dirtelo. Ma, grazie. Ok. Ole, 8 punti, Granata Sonic. Va bene. Un sacco di punti stiamo guadagnando. Ma... nel documento, no? Il diario di quello lì, aspetta. Cos'è il diario? Non mi ricordo. No, non era Aro, era Tommy. Diceva... aspetta. No, questo no. Ok, libri, informazioni, pubblicità... Ma no, ok. Ah, ecco, no, ok. Qua c'è una cassaforte personale, negozio CT nel mercato dei rottami. Ok. Quindi in teoria qua, no? O deve passare del tempo. Oh.
Dovrebbe essere questo il mercato di rottami, no? Però no, diamo un'occhiata, ma niente. Giù. Ah, ma è questa forse? Ah, vedi, è 00, ok. Ok, sì, era questa qua. Ok. Perfetto. Compensa ottenuta. Allora, torniamo pure alla base, per così dire. Quindi controlliamo, sì, sì, ok. Allora, qui si è aggiunto qualcosa, no, lei, no. Vabbè, intanto riposo, aspetta. Fammi riposare. Poi saliamo, cioè spendiamo qualche punto. Che ho ben 8 punti, non vorrei dire, ma io stavo potenziando lo squarcio. E vabbè, dai, facciamo questo 2 4 6 3 qua. Squarcio crescente, ok. Ok, che è doppio squarcio praticamente. Poi ci abbiamo altri 9 punti da spendere qui. E poi passiamo all'ultimo. Va bene. No, qui avevo qualche mossa. No. No. No, no, ok. A posto. Parliamo con lui. Allora, pronta a partire? Matrix 11 è una struttura sotterranea. Il perimetro di ricerca è ampio, quindi preparati. Ah, ecco, vai in un'altra regione. Ah, vedi che si può. Vedi la Landa, ok. Siamo a Xion. Torniamo a Eidos 7. Ah, così. Abbiamo delle missioni da finire. Ok, vai via del senso completato. Va a vedere. Ah, qua non aveva la mappa, è vero. Siamo sicuri. Chissà, magari troveremo delle tracce lasciate dall'unità aerea dando un'occhiata in città. Console di riparazione. Mi collego alla console di riparazione. No, io non ho niente. No, qui non ho abbastanza materiali. Quella gialla. Ah, in tuta. Si vede. Aspetta, dov'è? No. Dove è finita? Ah, ecco. Questa la voglio creare, dai. In tuta. Allora, qua non ho la mappa. Ma non è che tu me la puoi dare, no? No. Non esiste una mappa di sta zona. Credo che tu sappia come orientarti, visto che sei già stata qui. Ma io voglio una mappa. Ma non abbassare ancora la guardia. Forse i dati sul terreno sono cambiati. Vabbè, ok. Io volevo la mappa, io. Se faccio così. Però. Ah, vedi. Fa stazione abbandonata. Forse non esiste la mappa. Se fa sta roba qua, magari non esiste la mappa. Però. Comunque. No, allora vediamo le missioni. Aspetta. Missioni. Allora, dobbiamo perlustrare la biblioteca. Che è un po' più avanti.
sala archivio vicino alla biblioteca, se non sbaglio. Perché era? O era nel distretto allagato? Settore commerciale allagato. Ma io avevo... No, questo ok. Andiamo al bar 99, che è qua avanti. Navicella. Un angelo in visita a Xion ha sconfitto Gigas. Ok. Cedere la navicella. Forse nella zona finale di sta zona. Cioè nella, sì, nell'area finale, vabbè. Comunque, il bar 99 era qua avanti. Non credo ci sia un viaggio rapido vicino, però al bar 99. Va bene. Dammi soldini. Qua abbiamo già visto. Sì. Ok. Ma sono andato proprio spedito. Vabbè. Non dovevo, in effetti. Ok. Ah, è qui? Ah, guarda. Qui non ero stato. Mi sa che non ci ho fatto caso la prima volta. Guarda. Qualcosa. Una cassa. Altra cassa di provviste qui. Si sono dimenticati di prendere. Saranno altre casse di provviste. Ci serve a sopravvivere, quindi controlla bene. Scusa, questo qua era un dialogo che dovevamo sentire a inizio gioco, forse. No. Mamma, mi sono salvato. Ok. E quando parte a razzo. Mi ricorda un po' in effetti 2B quando partiva a razzo, che era un po' incontrollabile anche lei. Okay. Qui abbiamo, mi pare, visto. Qua mancava solo la cassa. Che di, eccola lì, cassa. Agguato. Ehi, permetti. Inizia. Se questi sono rimasti a livello base. Ah, non ce l'ho. Ok. Eccola. Codice, allora pubblicheremo le informazioni sul... Ah, ma il codice c'è scritto, ok. 1228. Erano le scorte segrete della legione. Meno male sono tornata. Ok. Quindi questo fatto. Qui aspetta, questa scorciatoia mi pare. Sì. Questa è la biblioteca. Ok. Francis voleva che trovassi il libro del verbo. Devo cercarlo. Vediamo. Ah!
pensavo di no. Sarà questo, un cerchio dorato inciso sulla copertina. Ah, boh. Il libro del verbo. Ho passato una vita a leggerlo. Vediamo. Ma è veramente questo, abbiamo già trovato. Le parole del devoto Felix. Pertanto eseguiremo gli ordini della sfera madre come in cielo così in terra. Sono tutte bugie, siamo stati tutti ingannati. Non sono stati i mostri a ucciderci, ma la sfera madre. Chiunque stia leggendo, presti bene attenzione. Io, Felix, un tempo devoto fedele, dichiaro. La sfera madre è una divinità impostora. È solo una calamità vivente che sta cercando di ucciderci. Ha preso appunti nel libro del verbo. È molto più facile avere fede quando non guardi la morte negli occhi. Ok, l'abbiamo... No, aspetta, abbiamo trovato subito. Ok, quindi biblioteca, segna il libro, ok, sala archivio era più avanti, e dove c'era il settore commerciale, mi pare, perché fa rapporto, navicella forse nella zona finale, boh. Comunque qua c'era un campo base, se non sbaglio. Era su. Ancora più su. No, qua dove c'è, ok, lo scontro, ma pure io mi ricordavo un campo base, aspetta. Nemico. Ma là mi segna delle casse. Ah, ma è roba così. No, oggetto. Ah, e questo è un campo normale. No, ma un campo base, non me lo ricordo. Mi segnava. Avevo visto una cassa grossa, boh. E vedi, ma mi prendi in giro. Ah, ma sono tanti barili vicini. Mi sembrava una cassa, ma erano tanti barili vicini. Boh, se no la faccio a piedi, tanto. Uscita. Ah, lì, guarda, lì. Oh. Vedi che me lo ricordavo. Ma non ci passiamo di qua, no. No, c'è barriera. Barriera invisibile. Proprio barriera invisibile. Però è lì, ma. Vabbè, se no faccio così, guarda, aspetta. Ah, ma forse... Ah, è qua, ok, dovevo entrare di qua. Io me lo ricordavo. Allora, riposiamo. Telefono. Secondo piano, stazione abbandonata, entrata del centro commerciale, cantiere, cratere. Stazione, andiamo alla stazione abbandonata. Ok. Ma... Ah, ma che lì c'è il treno. Aspetta, ma... Siamo... Madonna. No, vedi, qui no.
Ma posso chiamare? Se no, aspetta, vado a quello dopo. Non c'è problema. Ecco. E poi torno indietro. Ok. Il centro commerciale. Deve essere. Ma che c'è al magazzino 76? E perché mandare una bambina con un messaggio? Comunque, devo trovare il dispositivo di comando. Aspetta, che eravamo un po' impegnati. Allora, magazzino 77. Sala archivio. Ma qual è? Ah, questo, ok. Questa. Ah, comunque la bussola ce l'abbiamo, ok. Era di qua, guarda, mi pare di sì. L'avevamo trovato il... tutti i vari dispositivi. Ciao. C'è il dispositivo di comando. Lascia. Mi pare. Però questo mi dà fastidio. Ah, eliminato subito. Via. Qua era, credo. Questo è finto. No. Eccolo qua. Abbia creato questo programma. Ha anche rotto il sistema di drenaggio. Cavolo, qui c'è da vedere. Ma è rinato quello lì? Cerca il magazzino 77. Io partirei però non da qui. Partirei da qua. Poi c'è la discesa. Beh, adesso non ditemi che ci sono dei nativi anche qui. È appena defluita l'acqua. Cassa. Non abbiamo codici in merito. Chissà mai, magari qualche statua. Aspetta, qua si scende ancora. C'è un Netiba, a quanto pare. Codice.
L'abbiamo trovato subito. Potevano metterlo vicino, già che c'era, già che c'erano. Cioè, vabbè, non sono neanche impegnati a mettere uguali. Ok. Materiale. Si può andare ancora più giù. Aspetta, però facciamo una cosa, sennò effettivamente mi si crea un po' di confusione. Allora, ci fermiamo qui, andiamo dall'altra parte. Che se si può scendere ancora, poi dopo non mi ritrovo. Allora, ho usato un po' troppo, vabbè. Oggetto. Allora, qui abbiamo fatto il giro e ci ricolleghiamo di qua, va bene. Ah, volendo si può scendere anche di qua. E infatti indica giù, ok, fa niente, noi come sempre esploriamo prima livello per livello, vediamo un po', qui c'è qualcosa, qua no. Ah, niente, solo esperienza, niente. Qui siamo, esatto, giù dove eravamo prima. Qui hanno niente. Oro, aspetta, casse. Sì, vabbè, l'oro praticamente è infinito, dai. Abbiamo capito. Già 50.000, eh. Non è così per ora necessario comprare. Quindi, belle le statue però, eh. Ah, qui serve una cella ipercello, una cella fusione, ok. Cassa. Ok. Qui roba. Pallottola. Che penso. Qui non ho preso un qualcosa lì dentro. Ah, qui. Ah, ok, le monetine, va bene. Penso di aver visto, quindi direi che possiamo anche scendere.